Alice Academy, nuove competenze per il lavoro del futuro è uno dei dibattiti che hanno caratterizzato la terza giornata di Letexpo in Fiera Verona. Un impegno importante è quello profuso da Alice per questa fiera sul tema istruzione. Un'importanza strategica, direi, in questa terza edizione di Letexpo, numeri davvero importantissimi. Un'area espositiva di oltre 1000 metri quadrati, oltre 40 istituti provenienti da tutta Italia, tutte le regioni italiane rappresentate, scuole, ITS Academy, università, centri di ricerca. Veramente una partecipazione incredibile durante 4 giorni di fiera. E la grande novità di quest'anno è la presenza delle imprese all'interno dell'area Academy stessa. Proprio perché il mondo della formazione e dell'occupazione non deve solo parlarsi al proprio interno, ma deve aprirsi e deve dialogare in maniera sinergica, concreta e fattiva con le imprese, che sono il cuore pulsante di tutto, il centro di tutto. Le imprese spiegano quali sono i loro fabbisogni formativi e professionali, quali sono le competenze di cui necessitano e i nostri istituti formativi curvano i loro profili formativi in base alle esigenze delle imprese, alle esigenze concrete. Quindi c'è una correlazione strettissima tra impresa e mondo della formazione. Naturalmente questa formula magica permette di avere livelli di placement elevatissimi con punte superiori al 90%. Quindi Alice Academy è lo strumento al servizio delle imprese per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, la carenza di figure professionali e naturalmente supportare le aziende nel trovare i talenti, le competenze, valorizzare sempre più il capitale umano ed essere al passo coi tempi del proprio sviluppo e del proprio business. Ai rappresentanti di due importanti aziende, relatori durante il dibattito, abbiamo chiesto di portare la loro esperienza. Un'azienda leader di mercato deve capire che proprio perché è leader deve continuare ad investire, deve pensare a come deve essere l'azienda nei prossimi 5-10 anni. E quindi in questo senso riteniamo di aver portato questo contributo, non fermarsi mai sullo status quo, ma pensare sempre a come crescere, migliorare e essere efficaci anche nei prossimi anni. Quali sono le principali sfide che vi attendono? Beh, sicuramente è quella di reperire le competenze per portare avanti queste tipologie di investimenti, soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie. Oggi la domanda di competenze è altissima, l'offerta meno, e quindi dobbiamo fare in modo che la nostra azienda sia attraente per le nuove generazioni e che dove ogni persona possa sviluppare le proprie professionalità. Importante per noi, intanto, in quanto stiamo potendo, oltre che fare networking, ovviamente che è uno degli scopi fondamentali di questa manifestazione, importante lo è perché stiamo potendo condividere, veicolare un messaggio che è il frutto di un'attività ormai pluriennale, che è quella della divulgazione di una cultura del trasporto, della logistica e dell'informazione, della formazione degli operatori che promuoviamo direttamente in quanto azienda. La nostra azienda, la Infogestione Beugolia, si occupa fondamentalmente di servizi digitali, ma ecco, mi piace raccontare, mi piace dire che dal digitale, dall'intelligenza artificiale non si può prescindere anche dell'elemento umano, l'elemento umano che deve essere formato, deve essere caratterizzato affinché possa disporre di uno strumento che può offrire, può rappresentare delle opportunità gigantesche.